presento subito il prossimo, che è Carlo Giordano, che è laureato in giurisprudenza, vive a Milano e da un po' di tempo partecipa a un'iniziativa che si chiama la Yak Bank, che è nata in Svezia e ha avuto anche un respiro italiano, e lui ha partecipato alla creazione, alla costituzione della Yak Bank in Italia. Quindi il suo intervento, che sarà una banca libera per dare credito alla società sostenibile. Io qui vi presento Carlo. È pronto? Carlo Giordano. No, è ancora pronto. Allora leggo qualcosa in più su di lui. È pronto. Sono. Eccolo qua, Carlo Giordano. Grazie. Allora, ciao a tutti e grazie. Dicevo, sono qui in rappresentanza dell'associazione culturale Yak Bank Italia. La nostra storia inizia nel 2008, quando vediamo su Report un servizio che parla di una banca particolare che esiste in Svezia. Questa banca è libera da interessi. Avendo visto che questa cosa funziona da 40 anni, abbiamo deciso di riprodurre il modello anche in Italia. Quello che mi permette, nonostante l'emozione di essere a mio agio su questo palco, è che io non devo vendere un prodotto, non devo convincervi a entrare a far parte di una banca, ma sono qui per condividere un'idea, o se preferite un'utopia, che sta diventando talmente vicina da non essere più utopia. Ce ne dovremmo costruire un'altra dopo. Il lavoro tecnico è già stato fatto negli interventi precedenti, quindi mi è stata spianata la strada, veramente, perché cos'è il denaro è uno dei problemi che ci poniamo anche noi. Se è possibile, in che modo, passare da un sistema competitivo ad uno collaborativo, è un problema assolutamente che esiste in Yak Bank. Quindi io adesso vi parlerò, come associazione che sta costruendo la banca in Italia, però vi parlerò della banca e della comunità che vive in questa banca. Vediamo se riesco a girare la slide. Allora, il concetto è: cambiamo approccio. Cambiare l'approccio rispetto al sistema che c'è adesso, che è un sistema speculativo. Allora, perché la banca IAC ha scelto di essere libera da interessi? Perché nel sistema degli interessi l'80% delle persone ci perde, un 10% va in pareggio, il 10% ci guadagna. Il sistema degli interessi sposta i soldi dalla parte sbagliata e soprattutto tende ad accumularli da una parte, impedendo che circolino. E la funzione della moneta, del denaro, dovrebbe essere quella di circolare per sostenere un sistema economico. E poi il secondo concetto è supportare l'economia reale. IAC è l'acronimo in lingua svedese di Jorg Arbete Capital, Terra Lavoro Capitale, che sono i pilastri dell'economia reale. Quindi il concetto è uscire dalle logiche della speculazione e riprenderci il sistema economico per come ci serve. Perché il sistema economico che c'è adesso ce lo siamo inventati noi, e se non funziona o non va più bene, ce ne possiamo benissimo inventare un altro. Allora, forse ci conviene ristabilire un po' i ruoli, cioè noi da che parte vogliamo stare in questo sistema economico? Che cosa ci serve? Economia viene dal greco e significa gestione della casa. Dovrebbe essere la cosa più normale e più semplice del mondo. Tutti fanno economia, tutti sanno che cos'è l'economia. Poi ci hanno provato a convincere che è una cosa da cervelloni, da tecnici, da super ingegneri finanziari, ma non è così. Allora, sempre il problema degli interessi ce lo troviamo sia che prendiamo dei prestiti, sia che non prendiamo dei prestiti. A parte, come ricordava giustamente Enrico, che nel denaro già
di suo c'è il problema degli interessi all'interno. Comunque questo problema si aggrava perché ogni volta che noi andiamo a comprare qualche cosa, andiamo a comprare un computer ma anche una bottiglia di latte o il pane, abbiamo degli interessi dentro quel prezzo. Perché nella filiera produttiva qualcuno ha dovuto indebitarsi per prendere delle macchine o per pagare il lavoro delle persone o per comprare le materie prime e deve pagare gli interessi su quel debito. E dove finiscono gli interessi? Nel prezzo. L'Herman Institute calcola che in media, in alcune cose di più, in alcune cose di meno, gli interessi che sono nascosti dentro le cose che compriamo sono il 50% del prezzo. Con gli interessi la massa monetaria aumenta, perché se io a fronte di una certa quantità di denaro ne devo restituire di più, è logico che questa massa di denaro deve aumentare e quindi si crea altra massa monetaria, si crea inflazione. Sviluppo sostenibile è una cosa che adesso si sente dappertutto, non c'è nessuno che non parli di sviluppo sostenibile. Questo perché ci stanno rubando anche un po' le parole, forse perché ci stiamo svegliando e qualcuno cerca di porre rimedio dicendo vabbè, rubiamogli le parole, così non avranno più sistema di esprimere i concetti, non potranno più condividere delle idee se non hanno le parole. Però sviluppo, che non è crescita, è sviluppo nel senso del percorso naturale che tutti gli esseri fanno dalla loro nascita alla loro crescita e poi alla loro morte. Perché il ciclo è rotondo, è circolare, no? Il ciclo infatti si chiama. Vita, morte, vita. Infatti gli interessi ancora si pongono al di fuori di un concetto sano di vita, morte, vita, di sviluppo naturale, perché crescono in maniera esponenziale. Solo le malattie crescono in maniera esponenziale in natura. Non c'è una cosa sana che cresca con una curva esponenziale. Allora l'idea che cos'è? Prima di tutto, noi dobbiamo responsabilizzarci. Questo sistema economico è stato costruito da persone. Noi siamo persone. Noi possiamo costruire un altro sistema economico. Il concetto è che noi siamo all'interno della nostra immagine mentale. Noi siamo come il bruco dentro la mela. Continuiamo a mangiare la polpa di mela. Questa mela è una cosa che ci costruiamo noi, in realtà. Quindi finché continueremo a pensare nello stesso modo, non usciremo mai dalla buccia della mela, perché noi con i nostri pensieri, con il nostro modo di reiterare quello che è stato sempre fatto, costruiamo altra mela e quindi mangeremo solo polpa di mela e che noia. Allora cos'è il concetto? Non restiamo attaccati ai dogmi, cominciamo a usare un po' la nostra testa e mettere in discussione le cose, ci hanno insegnato che il sistema funziona così. Perché? Non funziona. Vogliamo farne un altro. Vogliamo farne un altro con dei valori che condividiamo tutti, che sono equità, ecologia, sostenibilità, emancipazione economica. E lo vogliamo fare come? Mettendoci del nostro, responsabilizzandoci, partecipando, diffondendo le nostre idee, mettendole in discussione. E lo strumento che proponiamo come associazione IAC è una banca. Replicare in Italia la banca che c'è in Svezia. In Svezia possono dire così. Quella è la sede della banca IAC svedese. E loro dicono è la nostra banca. Noi siamo i proprietari della banca e insieme abbiamo deciso che la vogliamo senza interessi. Insieme abbiamo deciso che la vogliamo senza interessi. Perché, prima di tutto, se vogliamo gestire le cose in maniera equa ed ecologica, abbiamo bisogno di uno strumento coerente. Non basta fare un prodotto etico,
non basta fare un brand che dice che questa cosa è etica perché in qualche modo sta più attento degli altri. No, tutto il sistema deve essere assolutamente coerente. Quindi se noi vogliamo dare dignità, riconoscere la dignità di ognuno, riconoscere che il denaro viene dal valore che sta nella creatività di ogni persona, dobbiamo avere un sistema che sia aderente a questo tipo di visione. Quindi non possiamo stare in un sistema speculativo e pretendere di comportarci in maniera etica, cioè stare in un sistema che per definizione si approfitta delle altre persone attraverso la speculazione e poi dire sì, però noi vogliamo essere etici. Non è possibile, dobbiamo cambiare strumento, e lo strumento per esempio è cominciare a rinunciare agli interessi, perché come ci ricordavano prima il denaro è un semplice mezzo di scambio, quindi la banca, la nostra banca, deve essere semplicemente un luogo che mette insieme i nostri risparmi e, come decidiamo noi, li possa destinare alle attività produttive che migliorano la società che abbiamo intorno. Cosa ci interessa di avere un rendimento dal denaro che abbiamo se abbiamo la possibilità di usarlo non per fare altri soldi, ma per far crescere la nostra comunità, altre persone, nuove idee? Non ha senso fare altri soldi, non servono, ci servono altre cose. Se noi pensiamo che cosa sono le cose che ci servono, le cose più importanti della nostra vita, ai primi posti non ci sono mai soldi. Ci sono forse le relazioni. E infatti, controllo il tempo. Sì. Allora, ci siamo. In IAC non c'è un guadagno personale, non si pensa in una logica di guadagno personale, si pensa in una logica di comunità. Io condivido i miei risparmi, questi risparmi vengono usati all'interno della comunità. Io ho sempre la proprietà del mio denaro, come in una banca tradizionale da questo punto di vista. Il denaro l'ho guadagnato, lo appoggio lì a disposizione di altri, quando ne ho bisogno io lo riprendo. Non avrò un rendimento. Questo di solito è una cosa abbastanza strana da accettare. Perché? Perché noi siamo cresciuti con un sistema economico così come ce l'hanno spiegato. Metti i soldini in banca, la banca ti dà un interesse e tu sei contento. Ma tu sei contento. Cioè, ti dà un interesse che è talmente piccolo rispetto a quello che ci guadagna su altre cose, che quella è semplicemente la tua fetta di torta per tenere la bocca chiusa. Mentre specula su altre persone, la banca, e in parte anche noi speculiamo su altre persone, stando in un sistema del genere, perché i soldi sono i nostri, non abbiamo scelta. Li dobbiamo mettere lì e dobbiamo alimentare il sistema della speculazione. Vogliamo cambiare, partendo da rinunciare agli interessi mentre gli altri continuano a ragionare col sistema degli interessi. Non mi importa di guadagnare, tra virgolette, guadagnare una percentuale per il solo fatto di avere dei soldi. Perché dobbiamo pagare una persona per il solo fatto di avere dei soldi? Cioè, se io presto dei soldi a una persona e quei soldi sono la traduzione in moneta del mio lavoro, io presto 100, se chiedo indietro di più, vuol dire che chiedo a una persona di lavorare per me più di quanto io abbia lavorato per lei. E la dignità della persona dove sta? Chi è che vale di più? Si vale di più per il solo fatto di avere dei soldi in più o di averli potuti risparmiare prima? In IAC ragioniamo in maniera diversa. Ognuno può chiedere di diventare socio, la banca è costituita dai soci, è una cooperativa, ognuno ha un voto a prescindere dalla quantità di capitale che ha messo a disposizione. Si usano solo i soldi che esistono. Prima dicevamo come viene prodotta la moneta.
Adesso lo sapete. In IAC è logico che non possiamo tirarci totalmente fuori da tutto il sistema che c'è, però è un passo al di fuori, è uno strumento di transizione quantomeno, è l'inizio di un'altra strada. Usare solo i soldi che esistono significa che IAC non si indebita con l'interbancario, cioè non chiede prestiti ad altre banche pagandoci sopra interessi, quindi no, non paga interessi, non si indebita nell'interbancario. Usa solo i soldi che sono stati messi a disposizione dai soci. Tutti i nostri soldi formano la cassa di IAC, si possono prestare solo quei soldi. Non ce n'è di più, perché bisogna cominciare a fare i conti con dei limiti, ma non nel senso che siamo in trappola, non nel senso che dobbiamo porci dei limiti, sarà una disgrazia, no, dobbiamo semplicemente trovare il sistema, e c'è, di ragionare in maniera collaborativa all'interno di questi limiti, perché è chiaro che se io ho un sistema che mi butta addosso ansia, cercherò di accaparrare il più possibile facendo sembrare tutto più piccolo, tutto più... La scarsità dei beni non esiste. La scarsità dei beni non esiste in un modello collaborativo, perché c'è scambio, perché c'è circolazione. In un modello speculativo esiste la scarsità, perché i beni vengono accumulati da una parte e c'è qualcuno che sta lì così a vedere quelli che li vogliono. E il potere è concentrato tutto da una parte. Il concetto di IAC è: riappropriamoci del sistema economico, della visione del sistema economico, riappropriamoci della nostra comunità, delle nostre regole di vita. Ed è per questo che lo schema che rappresenta IAC abbiamo voluto farlo così, dando un'immagine un po' più movimentata, perché noi siamo in movimento. Noi, intendo noi tutti, non solo noi come associazione. Abbiamo dei risparmi uniti, condividiamo dei valori e vogliamo che tutto questo sistema ci porti a più relazioni, quindi più circolazione, più scambi. I punti risparmio sono uno strumento di equilibrio che sta all'interno della banca. Cioè, quando una persona deposita, riceve dei punti risparmio, o meglio, accantona dei punti risparmio. Questi punti risparmio sono semplicemente il sistema di rating interno, diciamo, per tenere in equilibrio la cassa, in modo che una persona non si trovi a prendere o a chiedere più di quanto sia in grado di restituire, oppure di disequilibrare tutto il sistema. E da questo vogliamo arrivare a realizzare più progetti nell'economia reale, nelle attività produttive, nella cultura, in tutte quelle cose che il sistema speculativo ignora, perché non sono redditizie. Però a noi cosa interessa? E torniamo lì. Noi dobbiamo ragionare in termini di ciò che ci interessa. E ciò che ci interessa ci verrà da un movimento, ci verrà da queste relazioni. Vi ringrazio. Grazie Carlo.